Erano davvero in tanti a partecipare alla manifestazione organizzata dal Comitato Ospedale San Liberatore Non Si Tocca per esprimere il proprio dissenso per la decisione della Regione Abruzzo che vorrebbe chiudere il punto nascite ad Atri. Tante le mamme con i passeggini, gli studenti, i rappresentanti politici che da tempo con convinzione si stanno adoperando affinché la decisione venga rivista. Un corteo colorato, caratterizzato dalla presenza dei numerosi palloncini rosa e azzurri, aperto proprio dalle mamme con i loro bambini da Palazzo Ducale, dove poi il corteo si è snodato lungo Corso Elio Adriano, Viale Umberto I, Via Giovanni Verna, fino ad arrivare a Viale Risorgimento, e a Piazzale Alessandrini c'è stato anche un dibattito pubblico, e dal palco sono state proprio le mamme, con le numerose testimonianze, a ribadire come nella città ducale il reparto ostetricia e ginecologia possa essere considerato una vera e propria eccellenza sia dal punto di vista medico-sanitario sia per le strutture e soprattutto dal punto di vista dei rapporti umani. Roberto Marchione, uno dei componenti del comitato, il San Liberatore non si tocca. Quest'oggi deve essere una grande giornata per tutta la cittadinanza che si deve riunire tutta per contrastare questa scellerata decisione che sembra che sia paventata appunto per quando riguarda la chiusura del punto nascita di Atri, e tutta la cittadinanza si deve stringere intorno a se stessa, intorno proprio alla città, proprio per cercare di salvare questo punto nascita, per far capire a tutti quelli, a tutti i politici che finora non sono riusciti, non hanno fatto nulla per rassicurare sulla tenuta del punto nascita di Atri, e appunto questo la città oggi deve far capire a tutti i politici che la città e il territorio vogliono questo punto nascita, che è in sicurezza e ha tutti i numeri per essere vivo e per continuare a vivere. Un messaggio forte, chiaro ed inequivocabile per il governatore Luciano D'Alfonso e l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. E mentre il corteo stava per avere inizio, nell'ospedale San Liberatore di Atri, nel reparto di ostetricia e ginecologia, nasceva il piccolo Lorenzo.